Siamo con Tiziano Ricci, titolare di Ricci Pizzaioli dal 1963, questa fiorente attività sita in Piazza Immacolata nel cuore di Taranto. Tiziano Ricci, non lo dico per piaggeria, è un imprenditore che non la manda a dire, ma si assume le responsabilità di quello che dice. È un combattente, tra virgolette, del settore. E mentre, caro Tiziano, state facendo e stai facendo tanti sforzi, perché non c'è solo il profitto della tua azienda, ma parallelamente c'è un beneficio, c'è una crescita per la città, per il settore, ecco che arriva una brutta sorpresa: l'ampliamento dell'Auchan e quindi tutti i nessi e gli annessi e connessi derivanti da questa scelta sciagurata. Hai detto bene, il fattore principale è il bene della città, non i profitti, perché qua non si parla di profitti, si parla del bene della città. Si vuole fare un'altra sciagurata follia per la città, che è quella di ampliare l'Auchan. Già all'epoca mio padre si battette per non far fare l'Auchan, e oggi accade qualcosa di ancora peggiore, che è quello dell'ampliamento. Ciò significa che vorranno creare una vera e propria città. Personalmente, da futuro membro del coordinamento di Made in Taranto e da membro di Casa Artigiani, sicuramente accompagnerò sia l'uno che l'altro in questa battaglia, perché non può accadere una cosa simile. L'aspetto che più mi preoccupa e ci preoccupa è che all'improvviso arrivano, chiamiamole così, queste mazzate tra capo e collo. Quando meno uno se lo aspetta, ecco che arriva la grande distribuzione, che come un Leviathan, quasi come una piovra, lo dico in senso metaforico, lungi da me ogni ingiuria, ogni diffamazione, come dire, cerca di stritolare la piccola e media impresa. Cambiano i nomi, ma poi la sostanza è sempre quella. Un decennio fa circa si parlava del progetto Circom, sempre in quell'area, ora si cambiano i termini, ma poi la sostanza, la solfa è sempre la stessa. Esatto, infatti la cosa più grave è proprio il fatto che si voglia dare sviluppo e si voglia far mangiare, mettiamolo così, una multinazionale straniera, invece di pensare agli interessi del borgo, della città in generale. Cioè io mi auguro che tutti i cittadini si uniranno in questa battaglia, perché credo che Taranto sia formata per il 60% da commercianti, da piccoli commercianti. Ciò significa far morire il commercio a Taranto, quindi mi auguro che invece di dar soldi a degli stranieri, anche se porta lavoro alla città, comunque sia ne leva in centro, ne leva in altre zone come via Emanuele Grecia, come via Liguria. Insomma, parliamo di una cosa seria che si sta sottovalutando, ma che potrà creare non piccoli problemi. E poi a questo punto è necessario un appello alle istituzioni, coloro i quali sono i soggetti istituzionalmente preposti, ma anche alle organizzazioni di categoria. Ripeto, io come membro del coordinamento di Made in Taranto e di Casa Artigiani sicuramente non staremo zitti. Tutti quanti non staremo zitti, anzi stiamo creando un bel gruppo sostanzioso per cercare di risolvere i problemi di Taranto, perché se non lo fanno gli altri qualcuno deve pur fare. Alla fine la città sembra totalmente abbandonata, quindi non amministrata proprio. Io dico che questa città non è amministrata male, sembra proprio non amministrata proprio. Lo hai detto tu. Lo ribadisco altre mille volte. L'ho detto tu e lo dicono tanti cittadini, e dispiace questo, dispiace tantissimo, perché uno magari ci si aspetta tante altre cose che poi non accadono. Viviamo nella speranza quotidiana ed è una cosa che prima o poi deve finire necessariamente. Tiziano, noi siamo con te, siamo con i piccoli e medi imprenditori, siamo con il vero tessuto produttivo di questa città. Siamo con... città.
che è il cuore della città. Siamo contro i colossi, siamo con la gente che si alza al mattino e va a lavorare, si rimbocca le maniche e poi si trova i colossi che ci vogliono stritolare. Esatto, il tarantino che investe nella propria città, è quella la persona che si deve salvaguardare. Ecco, tu hai una professionalità, un background che qualcuno potrebbe dire è sprecato per Taranto, però tu hai avuto la forza, il coraggio, la volontà di dire devo rimanere laddove ci sono le mie radici. Io stavo all'estero, ero in America, sono tornato qui, sono stato 3 anni lì, sempre facente parte del mio settore, sono tornato qui per amore della famiglia e per amore della città. Sicuramente mi aspetto tante belle cose, mi impegnerò per fare nascere, per cercare di aiutare la comunità, gli amici, la città, il commercio. Sicuramente se sono tornato qui e se sto qui non starò con le mani in mano, questo è poco ma sicuro. Tiziano, in bocca al lupo e combattiamo insieme questa battaglia. Grazie, grazie Luigi.